Radio Cusano TV Italia. Ben ritrovati da Roberta Sias, a nuova puntata del 264 Zoom, il programma di Radio Cusano TV Italia dedicato ai principali temi di attualità. E anche oggi noi affronteremo un tema che purtroppo è ritornato attuale proprio in maniera drammatica in seguito a uno dei network italiani di messaggistica istantanea più diffuso. Pensate che ha fatto 43.000 iscritti in circa 2 mesi, 21 canali tematici collegati, un volume di conversazioni che si aggira a circa 30.000 messaggi al giorno. Beh, dietro Telegram, perché stiamo parlando di questo network, però si nasconde quello che appunto è il tema che andremo a affrontare oggi, ovvero il revenge porn, oppure ancora meglio si nascondono una serie di foto di ex, immagini pedopornografiche, insomma le donne ma anche i minori purtroppo che diventano merce di scambio in seguito proprio anche a un'inchiesta importante, perché tutto partito da lì, pubblicata proprio da una rivista mensile Wired, pubblicata proprio il 3 aprile, che ha messo in evidenza, intrufolandosi in queste chat, in queste conversazioni, come oltre 40.000 persone partecipassero ogni giorno in maniera così abbastanza tranquilla proprio a dei riti di collettivi di stupro virtuale. Eppure è importante ricordare come dietro quel singolo post, dietro quella singola foto di un minore o anche di una donna, o perché ci sono stati anche magari degli uomini, anche se naturalmente anche loro possono essere naturalmente vittime di revenge porn, però in particolare, ecco, dietro quel singolo post viene rovinata una vita. E noi oggi ne parliamo con un'esperta, che è l'avvocato penalista Alessia Sorgato, che oltretutto è anche specializzata proprio in violenza e abusi su donne e minori. Ce l'abbiamo qui in collegamento Skype. Benvenuta Alessia. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per aver accettato innanzitutto il nostro invito. Ecco, abbiamo un attimo sera. Sono contentissima di parlarne. Allora, partiamo da innanzitutto proprio il tema più attuale, no? C'è stata una campagna lanciata da Anonymous che si chiama Revenge Gram, proprio per andare a colpire, diciamo, questi fenomeni di revenge porn e pedopornografia. Ma secondo lei, ecco, basta questo o forse bisognerebbe fare qualcosa di più? Ma intanto questo è benvenuto, perché Anonymous, come altri gruppi di activist, che sono gli hacker attivisti, ha una serie di peculiarità importanti, nel senso che anzitutto ha un messaggio che arriva in maniera scenografica, drammatica. Se avete visto il video è molto divertente, un po' perché ricorda V per Vendetta, che in ambito di revenge porn è adattissimo, visto che revenge vuol dire proprio vendetta. Dall'altro canto quelle maschere ricordano molto una serie che va in onda in questo periodo e che ha molti fan, tra cui la sottoscritta, e quindi coglie il messaggio e lo veicola in maniera, come dire, cosmeceutica, cioè arriva nelle cellule delle persone perché ha un messaggio molto comprensibile. D'altro canto, minacciando in maniera chiaramente bonaria, minacciando di rendere pubblici i nominativi delle persone che frequentano determinati canali, determinati gruppi, serve un pochino da deterrente. Certamente aiuterà la magistratura e la polizia postale ad arrivare laddove purtroppo è difficile arrivare, cioè all'interno dei gruppi chiusi o dei canali. Cerchiamo anche di spiegare che cosa sia il revenge porn, con quando si configura questo reato, perché ancora sembra essere una realtà comunque forse che non arriva immediatamente alle persone. È vero, ha ragione, nel senso che la norma ha compiuto circa 7-8 mesi, è entrata in vigore ad agosto del 2019, ma tuttora io non sono riuscita a trovare cifre di numero di denunce già sporte. Va da sé che i tempi tecnici dell'indagine penale sono abbastanza lunghi, cioè possono arrivare fino a 24 mesi, quindi ci sta che a distanza di
7 mesi non si abbiano ancora risultati ufficiali. Va da sé comunque che è un reato scritto bene. Il legislatore ha provato proprio a utilizzare dei termini che tutti potessero capire. E devo dire che è abbastanza nuova questa tecnica di redazione, perché fino a non molto tempo fa, per interpretare un articolo di legge, serviva veramente l'avvocato piuttosto che il magistrato o l'interprete. Questo è scritto proprio come parliamo noi. Una delle particolarità del mio mestiere è che noi utilizziamo spesso termini che nel linguaggio comune di tutti i giorni, fuori in strada, vogliono dire tutt'altro rispetto all'accezione che ne diamo noi. Il revenge è stato, il revenge, o meglio, l'articolo 612 ter è stato scritto in modo da essere veramente immediatamente comprensibile a tutti, in particolare ai giovani, perché questo è purtroppo un delitto, una fattispecie criminosa che ha soprattutto i minorenni come vittime, ma anche come autori. Mi dicono che al Tribunale dei Minori, infatti, esistono già svariate indagini e svariate pronunce. Quando io ho scritto la monografia per Giuffrè Lefebvre, sono riuscita a mettere mano su 150 sentenze, e stiamo parlando solo di Tribunale di Milano e solo di sentenze emesse dal 2016 al giugno del 2019. Non sono andata al Tribunale dei Minori perché lì, ecco, i livelli di privacy evidentemente sono molto alti, molto molto alti. E peraltro la prassi giurisprudenziale del Tribunale dei Minori raramente arriva alla sentenza, quindi non avrei avuto le motivazioni. Ad ogni modo, se vuole, proviamo a tratteggiare gli elementi costitutivi di questo reato, ma davvero in maniera molto molto Sì, semplice. per far capire proprio in maniera semplice quando si configura questo reato, anche perché molti sentono questa parola inglese, revenge porn, ma in realtà poi in italiano ha anche un suo significato, diffusione illecita. Molto più ampio, molto molto più ampio. L'aspetto revenge è davvero soltanto uno dei tanti componenti. Questo è un reato interessante, devo dire molto interessante. Ne parlo da tecnica, ma cercherò di spiegarvelo veramente in parole molto semplici. La norma esordisce dicendo chiunque. Che cosa significa? Che non è necessariamente l'ex fidanzato, piuttosto che l'ex amica, e non ha a che fare soltanto con il mondo delle relazioni affettive. Tant'è vero che la norma procede e dice: dopo aver realizzato o sottratto i contenuti sessualmente espliciti. Che cosa significa? Realizzato può essere: eravamo tutti e due davanti alla telecamera insieme, oppure ciascuno davanti alla propria webcam. Ma significa anche che può essere stato il terzo, l'astante, lo spettatore che filmava gli altri due. Vede come diventa già più un estraneo rispetto a colui il quale aveva partecipato alle riprese. Ma a questi si aggiungono coloro i quali rubano il contenuto sessualmente esplicito, cioè la seconda parte della norma parla di chi ha sottratto le immagini, e quindi vengono in considerazione non soltanto coloro che se ne appropriano, per esempio effettuando un accesso abusivo al sistema informatico, ma anche coloro i quali scippano letteralmente le immagini. Ci sono stati casi piuttosto noti di telecamere nascoste, piazzate dentro ai camerini di grandi magazzini di abiti anche di medio prezzo, medio-basso prezzo, quindi anche frequentati da ragazzine e squattrinate giovani varie. Quei filmati, una volta veicolati in rete, rientrano pienamente nella fattispecie del revenge porn, che è una fattispecie grave perché è punita con la pena da 1 a 6 anni di reclusione, oltre a multe non basse da 5 a 15 mila euro. Ma dire da 1 a 6 anni di reclusione significa che si possono applicare anche le misure cautelari. Ci sono,
ci sono, e questo lo so per esperienza professionale, delle persone detenute in carcere per casi di revenge porn, proprio perché la norma, superando i 4 anni di reclusione nel massimo, consente l'applicazione di queste misure, consente l'applicazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche, consente tutta una serie di misure che non sono proprio bagatellari. Ma in merito Tornando. alla, scusi se la interrompo invece, in merito alla procedibilità. Questo è importante perché, guardi, fa bene a chiedermelo perché ho letto in rete parecchie inesattezze. Ecco. Sì, e qui bisogna stare attenti perché si procede a querela ed è una querela che ha un tempo tecnico di 6 mesi. Che cosa significa? Significa che deve essere l'interessata o l'interessato, la vittima, a sporgerla. Sporgere querela non deve spaventare nessuno, ci sono le forze dell'ordine deputate a scriverla nella maniera corretta. Io consiglio di andare alla polizia postale. È vero che possono essere ricevute anche da carabinieri, polizia e quant'altro, però la polizia postale è quella specializzata in questo genere di reati e tra l'altro è quella che meglio può aiutare poi la magistratura a compiere le indagini. Perché tutto ciò che è mondo virtuale, web e quant'altro è appannaggio della postale. 6 mesi da quando? Da quando la vittima ha la certezza, si diceva una volta, certezza di essere persona offesa di un reato. Oggi come oggi io credo che possa bastare anche un livello inferiore, non serve che io abbia la garanzia, perché vede, molto spesso le vittime, questi contenuti sessualmente espliciti che girano in rete, possono anche non vederli mai. Mi spiego meglio. A fianco a ciò che io so di aver filmato, io so di aver trasmesso, c'è tutto ciò che mi hanno sottratto, come dicevamo prima, ma c'è anche tutta l'area del deepfake che è l'artefazione, la presentazione di determinati contenuti attribuiti ad un soggetto reale, ma che non c'entrano niente con questo soggetto. Mi spiego meglio. Ci sono state addirittura delle app, fortunatamente pare debellate in questo momento, tolte dalla rete, ma che costavano 9 euro o 9 dollari e 99 ed erano app con le quali si riusciva in maniera facilissima a innestare il volto di una persona nota o di una persona non nota della quale era entrata in possesso delle immagini sul corpo di un'attrice pornografica. In altre parole, il filmato professionale girato dall'attrice intenta fare il suo mestiere, quindi a girare scene di sesso, magari anche particolarmente cruento, Certo. particolarmente offensivo. Basta pensare a quelli di tipo veterinario, giusto per continuare a parlarne in maniera soft. Ma il volto era quello di una ragazza, di una donna, recuperato dalla rete, perché parliamoci chiaro, la nostra immagine è molto facile da essere Beh sì, reperita. con l'avvento poi sicuramente dei social network che da una parte rappresentano sicuramente una grandissima rivoluzione nella comunicazione, però si nascondono tantissimi rischi sia nel postare la foto di un figlio, sia nel postare la propria immagine. Insomma, ci sono dei rischi a cui infatti dobbiamo in qualche modo avere delle armi per difenderci. Io a questo punto vengo proprio al saggio che lei ha scritto sulla violenza digitale, proprio come difendersi dal revenge porn. Mandiamo infatti adesso proprio l'immagine del suo libro, la regia adesso sicuramente la manderà. Ecco, avvocato, lei quali consigli e quale messaggio vuole lanciare attraverso il suo saggio?
No, non è questo. Questa è l'altra immagine della campagna sul revenge porn, che è quella appunto il revenge gram che è stato attivato, che naturalmente ha un collegamento, ma la copertina del libro è un'altra per quella regia di mandarlo. Comunque, lei naturalmente può spiegare, ecco, qual è il messaggio che vuole lanciare? Allora, il libro anzitutto non ha soltanto l'aspetto giuridico di cui mi sono occupata io. Io ho ottenuto di ospitare due carissimi amici che sono due punte di diamante, ciascuno nel proprio ambito. Si chiamano Nadia Muscialini e Marco Zonaro e sono rispettivamente una psicologa e un consulente tecnico, un perito che lavora in tribunale in ambito di informatica forense. Si sono occupati di chiarire gli aspetti psicologici e gli aspetti informatici di questo reato, con ciò dando le tre voci, no? Abbiamo cercato di essere olistici e quindi di toccare tutti e tre gli aspetti. Mescolandoli, oggi come oggi, posso farle questa classifica di consigli che voglio dare ai nostri telespettatori e radioascoltatori. Primo, nel momento in cui veniamo a scoprire, qualcuno ci dice che ci sono delle nostre immagini in rete, non maltrattiamolo. Trattiamolo bene, perché quello è il nostro socio, il nostro migliore amico, il nostro agente alla vana, è il nostro cavallo di Troia, grazie al quale riusciremo ad ottenere ciò che spesso da sole non possiamo raccogliere, e cioè lo screenshot, lo screen video di quella maledetta fotografia, di quel famigerato video. Perché, come le dicevo prima, i canali Telegram, come i gruppi chiusi di Facebook e come tutte le altre diavolerie associative da associati a delinquere riusciremo a registrare da qui al futuro, sono impermeabili. Ci si entra su presentazione, ci si entra in una maniera difficile, soprattutto per una vittima che magari è una ragazza di 13 anni. Quindi la prima reazione assolutamente normale, che sarebbe quella di insultarlo e dirgliene di tutti i colori, perché coloro i quali poi vanno a cercarsi la vittima sui canali, 9 volte su 10 le chiedono altre foto e altri video, quindi ci sta che questa poveretta, dopo un attimo di smarrimento, li insulti. No. Io ho già visto in procedure penali che sto seguendo, quindi ne parlo con cognizione di causa, Certo. che intrattenere una conversazione di tipo amicale, empatico con questa persona, fargli capire che noi non ne sappiamo niente, che stiamo male, che questo ci rovinerà la vita, che abbiamo la maturità, piuttosto che cose del genere. Ebbene, a volte quel soggetto diventa veramente un alleato e consente alla vittima, mandandole gli screenshot e gli screen video, di ottenere la prova, o meglio, l'indizio, perché poi, per carità, è necessario fare altro, però la polizia postale da lì può partire, da quell'immagine. Secondo consiglio, fate veloce. La polizia postale può essere contattata addirittura via mail. Se voi entrate nel portale della Polizia di Stato, di cui la postale è una sezione specializzata, trovate addirittura un indirizzo con il quale si può tranquillamente entrare in contatto con quel commissariato e prendere l'appuntamento. Lo dico perché non è in tutte le città, la postale è soprattutto nelle grandi città, quindi se io vivo fuori o vivo in provincia devo anche riuscire a organizzarmi, ma in quel momento la postale darà i primi consigli, che cosa fare, come comportarsi, per esempio nei rapporti con il soggetto che ci ha svelato l'esistenza dei contenuti. Ricordate, 6 mesi
Sembrano tanti, ma non lo sono assolutamente, anche perché possono arrivare tutti i momenti di ripensamento nei quali una dice: ma no, tanto le ho cancellate, lui mi ha promesso che le cancella. In rete non si cancella niente se non lo si fa con le debite procedure, se non lo si fa fare a chi lo sappia fare veramente. E quindi qui siamo al terzo consiglio. Eravamo già mossi da tempo, parlo anche al personale perché io stessa con alcuni amici ho Certo. fondato un'associazione che si occupa di, tra le altre cose, di rimozione di questi contenuti. Ma rimuovere le foto, i video e quant'altro è sicuramente il primo obiettivo che la vittima ha, perché il primo obiettivo che la vittima ha è che altri non vedano. Certo. Però non si rende conto che nel momento in cui viene rimosso, se lei dovesse, per esempio, scoprire chi li aveva veicolati o dovesse saperlo e in un secondo momento decidere di querelarlo, perché lei sa, per esempio, che quella certa foto l'ha mandata soltanto a quella certa persona, perché per esempio quella certa persona era il suo fidanzatino all'epoca, il sexting è praticato dall'80% dei ragazzi fino all'età universitaria, 80%, e se nel 57-58% dei casi dei maschi è praticato anche con sconosciute, anche a livello goliardico, ludico, eccetera, eccetera, nella percentuale equivalente femminile, le intervistate hanno sempre detto di averli mandati a soggetti con i quali avevano o pensavano di avere una relazione affettiva. Quindi ci sta che io sappia a chi ho mandato quella foto e ci Ecco. sta anche che quel qualcuno sia questo soggetto che con noi aveva la relazione affettiva, che all'interno del paradigma del 612 ter patisce un aggravante di pena. Perché se è vero che la norma comincia con la parola chiunque, è altrettanto vero che poi quando vuole aggravare la pena ci mette proprio i soggetti che avevano un rapporto privilegiato con noi. Avvocato, guardi, Quarto stiamo consiglio. finendo, e purtroppo, mi scusi se la Peccato. interrompo, stiamo finendo il tempo insieme. Lei è stata dettagliata. Io volevo solo farle un'ultima domanda, se mi può rispondere proprio in sintesi, perché è importante anche guardare a questo aspetto. Secondo lei serve un cambiamento culturale anche nell'approccio? Ecco, perché è importantissimo. Abbiamo visto pochissime condivisioni anche in quest'ultimo tempo sul tema. Assolutamente sì, è in tante direzioni. Guardi, io credo che il mio compito qui sia quello di mettere in guardia le sue ascoltatrici, i suoi ascoltatori. Questo non è un reato di genere, eh? È vero che il 90% delle immagini che stanno in quei canali sono di donne, ma i commenti sono anche di donne. E quando entrano in quei canali, i video non hanno soltanto valenza erotica, non servono a eccitare, si va su YouPorn per eccitarsi. Qui ci sono gli insulti, ci sono gli hate speech e lì non ci sono sessi privilegiati. Allora io le devo mettere in grande preoccupazione le sue ascoltatrici perché, come diceva mia nonna, aiutati che il ciel t'aiuta. Bisogna essere molto, molto forti per poter mandare una fotografia e poi sopportare le conseguenze. Il cambiamento culturale è fondamentale, se non altro per togliere un po' di pruderia a tutto ciò che è nudo e sesso che ancora oggi nel 2020, se esplicitato da un uomo, pensiamo alle dick pic, che sono le immagini del membro in erezione, che Certo. tuttora sono mandate anche a sconosciute, ma nessuno si sognerebbe mai di prenderlo in giro piuttosto che biasimarlo. Le immagini di una ragazza in tanga invece servono a farla offendere. Allora, se ci serve il cambiamento culturale, ci serve anche e soprattutto nelle donne, nelle ragazze che credono di essere abbastanza forti
da poter poi tollerare quello che accadrà nel momento in cui viene diffusa la loro immagine. Allora, ultimo consiglio, se proprio la devi mandare, intanto fallo con un'applicazione che dal punto di vista della privacy sia sicura e non è Instagram e non è Telegram e tantomeno è WhatsApp. Non dico quale sia, ma queste non lo sono. Queste sono proprio degli scolapasta, tanti buchi hanno. E secondo, scrivi chiaro. Non voglio che tu la renda nota, perché questa è una componente del reato. Deve mancare il consenso della persona effigiata. Scrivilo chiaro e aspetta che ci sia la doppia spunta, che vuol dire che te l'ha letta questa Che l'ha cosa. letta, anche se poi esiste anche un sistema che in realtà la spunta poi blu non appare. Molte volte anche su WhatsApp esiste questa cosa, però scriverlo è già un atto importantissimo. Quindi ascoltate il consiglio che appunto vi ha dato l'avvocato Alessia Sorgato, che è già un'arma primaria per potervi difendere. Assolutamente. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, per averci spiegato e chiarito anche la materia e averci dato dei consigli utilissimi, insomma, per difenderci proprio da questa forma e configurazione di reato. Grazie mille. Grazie infinite, a presto, arrivederci. A presto. Ecco, è importantissimo, avete sentito una serie di consigli, quindi vi preghiamo naturalmente di prenderli. Abbiamo trattato una tematica che è molto attuale, ci si può difendere, basta un po' di accortezza e questa è sempre la dose giusta per, insomma, difenderci da questo tipo anche di reato. Per il momento è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del 264 Zoom. Un saluto da Roberta Sias.